Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi sabato 3 dicembre. Apriamo il nostro notiziario con gli aggiornamenti della tragedia di ieri a Gallarate, dove per l'incendio di una palazzina una donna è morta, 7 persone sono rimaste intossicate e 28 famiglie sono state evacuate. Il servizio di Veronica Deriu con le immagini di Agenzia Blitz. Gallarate sotto shock per la morte di Graziella Lovisi, l'infermiera in pensione di 78 anni, che è morta a causa di un rogo innescato mentre stava accendendo una sigaretta venerdì sera nella sua abitazione di Corso Leonardo da Vinci 33. La comunità è attonita rispetto a quello che di fatto è stata una tragedia legata a un gesto quotidiano compiuto dall'anziana. Con ogni probabilità il rogo è stato innescato dall'accendino a contatto con l'ossigeno che la donna assumeva per la respirazione. L'anziana lascia il figlio Davide e la figlia Lara. Nei prossimi giorni il magistrato di turno valuterà se sia necessario eseguire l'esame autoptico sulla salma dell'anziana e al momento è sotto sequestro all'obitorio di Gallarate a disposizione dell'autorità giudiziaria. La signora Graziella era amata e conosciuta in città, era stata infermiera del reparto di traumatologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate. È stata ritirata la patente all'automobilista che ieri a Leggiuno, su una strada di periferia, ha investito un ragazzo di 19 anni, ora ricoverato in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, erano intervenuti i carabinieri. E ora una notizia davvero curiosa: un rapinatore mascherato e armato di pistola ha fatto irruzione in una tabaccheria di Piazza Libertà ad Arconate ieri pomeriggio. La persona alla cassa gli ha consegnato tutto quanto aveva, circa 200 euro, e ha dovuto incassare però le lamentele del malvivente. Il bottino per lui era troppo magro. Prostituzione nei centri massaggi, due arresti nel Luganese. Lo comunicano il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale. A finire in manette una cinquantenne cittadina ungherese residente in Italia e un 47enne italiano residente nel Luganese. I due sono sospettati di aver gestito un giro irregolare di prostituzione all'interno di due centri massaggi, nei quali venivano svolte prestazioni sessuali a pagamento, riscuotendo inoltre parte del guadagno. E spostiamoci a Varese. Da oggi è partita la sosta gratuita nei parcheggi durante i weekend prenatalizi. Il servizio di Pasquale Martinoli. Siamo sul ring di Via Coppelli, a ridosso del centro di Varese. Quella che vedete è una zona di parcheggio con tariffe da area verde che sono le meno care. Ebbene, il Comune, per agevolare la corsa ai regali natalizi ed evitare l'intasamento di auto lungo le strade confinanti con l'isola pedonale, ha deciso di rendere gratuiti gli stalli in queste aree verdi nelle giornate di venerdì e sabato, rispettivamente nelle fasce orarie dalle 14 alle 20 e dalle 10 alle 20 e anche nella settimana precedente al Natale. Tutto bene? Sì, anche se spunta una polemica sulla segnaletica. I cartelli verticali non dicono che in questo periodo non si paga in alcuni giorni e l'unico avviso è quello affisso nella parte bassa dei parcometri. Insomma, c'è chi suggerisce di rendere più visibile la segnalazione della gratuità della sosta. I parcheggi soggetti a tariffa da zona verde sono oltre 1.400 in città. Palazzo Estense ha stimato che le agevolazioni natalizie comporteranno un mancato introito di 4.500 euro, che non sono tanti se si pensa che i parcheggi di zona verde fruttano in un anno oltre 400.000 euro di incassi. Sempre a Varese questa mattina è stato presentato il bilancio di previsione per il prossimo anno. Ce lo illustra l'assessore alla partita, Cristina Buzzetti. Andiamo velocemente come un bilancio che si pone in un contesto mondiale difficilissimo, come immaginate, siamo in un contesto di prezzi crescenti, inflazione, crescita energetica pazzesca a livello di costi che incidono per noi sia sui costi della spesa corrente che sui costi delle opere. In questo senso però abbiamo fatto una scelta molto responsabile di riuscire a portare comunque il bilancio entro fine dell'anno,
per garantire comunque la continuazione di una vita attiva alla città e la continuazione del realizzo delle opere. Per quanto riguarda le opere, perché abbiamo veramente tante opere, circa 90 milioni di opere di PNRR che devono essere mandate a cantiere entro la primavera, quindi uno sforzo importante che doveva essere garantito. Presentata oggi anche la nuova pista ciclopedonale della Valganna. Le parole del sindaco di Indunolona Marco Cavallin, le immagini sono di Agenzia Blitz. Si inaugura questo primo tratto di un progetto che poi proseguirà verso Varese, verso Induno, la Valcerese. Sì, devo dire che sono emozionato perché è un lavoro pensato tanti anni fa. Oggi si inaugura il primo tratto, un tratto importante, ma sicuramente il tratto più bello è quello che è a venire, più avanti, e qui sicuramente bisognerà andare avanti e lavorare in sinergia con Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana, che si farà carico di prendere in capo l'altro pezzo del progetto. Il Comune di Induno è sul pezzo perché siamo assolutamente consapevoli, lo dicevo tanti anni fa all'allora Presidente della Comunità Montana Maria Sole De Medio, gli dicevo guarda che questo tratto di pista pedonale, ciclopedonale sarà più bella della ciclopedonale di Varese, del lago di Varese. So che sto dicendo una cosa che a qualcuno farà rizzare i capelli, ma sono assolutamente certo, avendo visto i luoghi, che questo spazio sarà sicuramente bello e farà apprezzare soprattutto paesaggisticamente la nostra bellissima Valganna. E come sempre a sabato è ricchissima la pagina sportiva. Marco Zaffaroni, ex capitano del Saronno, del Legnano e della Propatria ed ex allenatore della Caronnese, è il nuovo mister del Verona. Affiancherà Salvatore Bocchetti, non ancora in possesso del patentino, per allenare in Serie A. Il compito di Zaffaroni si annuncia davvero arduo. Il Verona è ultimo in classifica con appena 5 punti dopo 15 partite ed è ora a caccia di una salvezza che sembra proibitiva. In Serie C, dopo l'ottimo pareggio di Lignano Sabbiadoro con il Pordenone, la Propatria torna allo Speroni. Domani alle 14.30 arriva il Lecco secondo in classifica. Ascoltiamo le parole della vigilia del tecnico bianco-blu Jorge Vargas. Prima cosa, sinceramente non guardo la classifica, quindi non so chi è primo, chi è secondo, solamente per quello che ascolto di qualcuno della squadra che mi dicono questi sono primi, questi sono secondi, questi sono terzi. Non guardo la classifica, non guardo altre squadre che non sia quella che giochiamo la partita successiva. Io sono convinto che noi possiamo fare risultati ovunque, che sono squadre forti, però se loro sono attenti e sono preparati come sono fino adesso, possiamo fare punti con qualsiasi squadra, quindi sono contento in questo senso. Non abbiamo paura di nessuno, rispetto di tutti. Un'occhiata al campionato di Serie D. Domani nel girone A si giocheranno tra le altre le partite Castellanzese-Chisola, Chieri-Castanese, Stresa-Sestri-Levante e Vado Ligure-Legnano, mentre nel girone B sono in programma Città di Varese-Caronnese, Varesina-Casatese e Arconatese-Folgore-Caratese. E ora ci spostiamo al basket. Domani la Pallacanestro Varese riceve la Virtus Bologna in una partita attesissima dai tifosi biancorossi. Ce la presenta Giuseppe Sciascia. L'Open Giommetis, rivelazione della Serie A, prova a stupire ancora contro un'imbattuta capolista Virtus Bologna. Tutto pronto a Masnago, in versione tutto esaurito, a dispetto dell'assenza dei tifosi ospiti con la chiusura della gabbia sovrastante alla tribuna stampa, per la sfida fra la formazione di Matt Brasi e la prima della classe di Sergio Scariolo, di nuovo rivale di Varese, oltre 30 anni dopo lo scudetto vinto con la Scavolini Pesaro proprio sul parquet del Lino Oldrini. La squadra biancorossa, reduce da 5 vittorie consecutive, proverà a firmare la striscia vincente a quota 8 della Segafredo. Squadra fortissima con una difesa di granito e un roster da Eurolega, ma condizionata da qualche assenza. Mancheranno comunque giocatori importanti come Scenghiglia, Ojelege e con ogni probabilità anche Milos Teodosic, e comunque affaticata dopo l'impegno neppure 48 ore fa in Eurolega sul campo della Stella Rossa Belgrado.
Per Varese l'obiettivo è quello di sempre: correre, tenere il punteggio alto e giocare la sua pallacanestro fatta di tanti tiri e tanti possessi per sorprendere la miglior difesa del campionato. Infine, nel campionato femminile di pallavolo di Serie 1, domani la UIBA riceve a Busto la Helvia Recina di Macerata, penultima in classifica con 5 punti. Per le farfalle è un'occasione d'oro per incamerare 3 punti e avvicinarsi alla metà della classifica, dopo un inizio stentato e la vittoria di domenica scorsa a Firenze contro Scandicci, che ha finalmente riportato il sereno in casa Busto. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani e sempre alle 19. Buona domenica!